4 febbraio 1856. Il paleoantropologo tedesco Hermann Schaffhausen annuncia il ritrovamento dei resti di un uomo estinto circa 30.000 anni fa. Dal luogo della scoperta viene denominato uomo di Neanderthal. Specialista nello studio delle caratteristiche morfologiche e filogenetiche delle cosiddette razze primitive, Schaffhausen permette alla comunità scientifica di stabilire che l'esemplare vissuto nella valle del Neander, vicino Düsseldorf, discende da progenitori apparsi 350.000 anni prima e in procinto di estinguersi lasciando il campo all'Homo sapiens. La massima diffusione in Europa, Italia compresa, è datata tra gli 80.000 e i 40.000 anni fa. La completezza dei reperti ha permesso via via di delineare le sue caratteristiche anatomiche. Statura media da adulto 1,60 m, cranio allungato all'occipite, fronte sfuggente, mento assente, gabbia toracica ampia, bacino largo e lungo, gambe massicce, braccia robuste. Una corporatura adatta allo stile di vita incentrato sulla caccia e sulla raccolta di piante commestibili. L'anatomia delle mani è indicativa di grande forza di presa, ma anche di abilità nel manipolare, segno di capacità cognitive e fisiche per creare strumenti e oggetti di valore simbolico. All'uomo di Neanderthal risalgono le prime pratiche religiose documentate, legate a rituali funebri accompagnati da offerte di cibo e disegni celebrativi. Stabilire un'epoca per i dipinti rupestri è però molto complicato. L'assenza di residui organici rende talvolta impossibile la datazione con il carbonio 14. Nel 2000, nuovi ritrovamenti di frammenti ossei hanno fatto nascere il dubbio che l'uomo di Neanderthal fosse in realtà una donna.